23 mezzi navali e aerei con unità provenienti da altri paesi europei sono intervenuti a largo di Cagliari con il coordinamento della Guardia Costiera, usando come base operativa nave Diciotti per soccorrere i naufraghi dopo l'ammaraggio di un aereo di linea. Si è trattato di un'esercitazione, fortunatamente, che puntava, tra le altre cose, ad automatizzare le procedure di soccorso in mare, ma non solo. L'obiettivo qual è? Quello di aumentare l'addestramento dei nostri equipaggi, ma fondamentalmente quello di creare delle sinergie a livello internazionale in maniera tale che in scenari europei e non più solo nazionali si possa operare con un'unica voce, con un'unica procedura e con un unico obiettivo. Le impressioni a caldo sono di una sicura riuscita di quella che è stata l'attività addestrativa. Tutti gli attori intervenuti sono riusciti ad operare coordinandosi in maniera molto efficace. Questo in un contesto internazionale multiruolo, per cui sicuramente un bilancio iniziale positivo che ovviamente sarà oggetto di approfondimento. Voi vi esercitate per migliorare la vostra efficienza, ma anche noi dobbiamo lavorare per non metterci nei guai quando andiamo in mare. Assolutamente sì, bisogna lavorare prima di tutto sulla prevenzione e soprattutto sulla cultura di chi va per mare.